Io auspico veramente che venga individuato uno stato di emergenza quanto prima sul comune di Valentano. Siamo tornati al lago di Mezzano a 4 giorni dalla fine del Technival Space Travel, il rave illegale che ha sconvolto questa seconda estate di pandemia. Questa è tutta spazzatura lasciata sotto il sole da 4 giorni. Vediamo dei graffiti Space Travel 2021. Space Travel, Space Travel. Questa è una cascina fuori dalle zone dove si ballava. Qui vediamo la scritta altro che Tomorrowland, un altro rave e di nuovo space. Piatto di pasta. Ci sono feci dappertutto. Voi sapete quando arriverà qualcuno a raccogliere, diciamo, tutta la spazzatura che è stata lasciata o non si sa per ora ancora? Ma c'è ancora la spazzatura? Questa è una notizia. Noi avevamo addirittura avuto la notizia che era stata tutta portata via, tant'è vero che c'è proprio un articolo. Quella roba lì teoricamente andrebbe anche differenziata, non mi pare che loro l'abbiano fatto. Assolutamente no. MDMA, Keta, LSD, Acid. La polizia se ne sta occupando, il comune di Valentano? Ieri sono iniziate le operazioni di sgombero, ci aspettiamo che venga individuata uno stato di emergenza per facilitare questa serie di operazioni che altrimenti sarebbero decisamente complesse, eccessivamente gravose per un ente locale di modeste dimensioni. Io auspico veramente che venga individuato uno stato di emergenza quanto prima sul comune di Valentano. Una situazione così è impossibile. A me mancano le parole per dire che si può lasciare una cosa così. Questa è l'unica cosa che si può dire. E poi il rumore unz unz vi arrivava o no da qua, che c'è forse un po' di... Sì, ma no. Arrivava. Noi abbiamo non dormito per 2 notti. Le organizzazioni di un rave sono organizzazioni imprenditoriali che fanno le analisi costi-benefici, vanno a vedere i terreni, prendono accordi con le persone intorno. Quel campo è stato rapidamente ripulito prima del rave. Lei la sapeva questa cosa, che era stata pulita la zona prima che arrivassero i ragazzi? Proprio là dove sono arrivati a fare la festa? Ma io onestamente sullo stato del terreno privato non so nulla, ma non comprendo perché però mi sta dicendo questa cosa. Ripeto, l'interesse attuale del comune di Valentano è che le istituzioni di livello superiore non lasciano solo l'ente e non si realizzi dopo il danno anche la beffa, ecco. Certo, questa chiaro. È la mia attuale preoccupazione.